Su questo canale non può mancare un altro programma di recupero dati. Sì, sono ironico. Allora, iBoySoft Data Recovery, un semplice strumento che consente di recuperare file cancellati da un'unità, che sia quella principale, installata proprio nel PC, che sia una periferica esterna, tipo un hard disk o una SD, dove conservate magari foto e video. Di quali tipi di file parlo? Cartelle, audio, PDF, video, foto, documenti di testo e altro di più particolare. Posso praticamente dire che regge tutto e a detta loro ricopre più di 1000 estensioni. C'è anche per macOS, ma preferisco focalizzarmi sulla versione di Windows. La sua compatibilità col sistema operativo di Microsoft è ampia, gira anche su XP, pensate, e server 2003. Come file system supporta il formato NTFS, FAT32 e il più moderno exFAT. Come lingua c'è solo l'inglese, ma poco importa vista la grafica intuitiva. Come dicevo prima, c'è il supporto a memorie esterne tipo HDD, SSD, pennine USB, chi più ne ha più ne metta, ma la cosa che mi ha attratto maggiormente è la lettura delle memorie delle macchine fotografiche. Funzione pazzesca perché è lì che la maggior parte delle volte si desidera recuperare qualcosa. Ecco qui l'installazione, 16 MB occuperà di spazio, veramente pochissimo. Metto logicamente l'ultima versione, ovvero la 3.6, che porta la compatibilità con Windows 11, la memoria RAV e una grafica rinnovata. Adesso inserisco una chiave di licenza, questo perché il programma può essere a pagamento se si desiderano tutte le funzionalità. Ecco la schermata che riepiloga il tutto. Di ognuna delle tre edizioni potete fare una prova gratuita. Sono prezzi mensili, dovete poi fare la conversione in euro e aggiungerci le solite tasse, tranquilli che calcola il sito. Come dimostrazione adopero una SD con salvato un MP4. Lo elimino e poi lo recupero. A noi interessa la prima voce, ovvero Data Recovery. Le altre due consentono la conversione di una memoria RAV in un NTFS, FAT32 o exFAT senza perdere dati, oppure il loro recupero, sempre da questo tipo di partizione. Non sto qui a spiegare nel dettaglio di cosa si tratta, altrimenti devo aprire una bella parentesi, perciò sull'internet ci sono tante spiegazioni e andate a curiosare lì. Il ripristino dei file da un'unità protetta dalla tecnologia BitLocker. In sostanza è possibile recuperare dei dati anche da questa crittografia. Io comunque la disattivo a prescindere, intanto non ho nulla di sensibile, ma ovviamente ci sono quelli che hanno la necessità di proteggere informazioni e perciò se dovete resuscitare qualcosa, ecco che questo programma fa per voi. Vado al sodo della situa. Selezionate la memoria dove era presente il file vittima. Se non è presente nell'elenco, chiudete il programma e riavviatelo. In automatico, iBoySoft spunta la casella in basso a sinistra che sta a indicare la scansione approfondita. In questo caso non mi occorrerebbe, perché la SD è nuova come formattazione e c'era quell'unico MP4, quindi nel mio caso andrei solo a perdere tempo, ma per mostrarvi tutto lascio l'impostazione che dà l'applicativo. Cliccate su Next e attendete. Il tempo varia a seconda della dimensione della memoria, di cosa è stato conservato finora e altri piccoli fattori che non sto qui a elencare. Una volta terminata l'analisi, avete una rappresentazione ad albero per poter selezionare il file da recuperare. In base alla sua estensione, in questo caso un MP4 non ha un'anteprima, avete appunto un'anticipazione su quello che è, in modo da non sbagliare sul ripristino. Cercate di salvare una differente posizione rispetto a quella originale, questo per un fatto di sovrascrittura. Nella maniera più semplice, salvo il video sul desktop. Ultima cosa, non ci sono impostazioni da configurare o altre voci da provare. Il programma finisce qui. Le cose più semplici sono le più belle. In descrizione trovate le informazioni scritte, oltre al link che rimanda alla pagina ufficiale di iBoySoft. Se la guida è stata utile, non scordatevi di lasciare un bel mi piace per supportare il canale. Alla prossima!